La BMW R9 T è stata una vera e propria icona delle due ruote prodotte dalla casa dell'Elica dal 2014 al 2020. Se la cercate usata, guardate tutto il video fino alla fine e vi racconteremo la sua storia, i suoi pregi e difetti e quali furono i richiami ufficiali che la coinvolsero. L'informazione più importante ve la diciamo subito: se state valutando gli annunci, l'anno di produzione da scegliere è il 2017. Seguiteci e scoprirete perché. La BMW R9 venne presentata per la prima volta nel 2013 ad EICMA e nacque per la celebrazione dei 90 anni di BMW Motorrad. Di fatto segnò l'ingresso della casa bavarese nel segmento delle Modern Classic, per lei quindi immancabile motore boxer a cilindri contrapposti, vera e propria icona tedesca, lo stesso che equipaggiava le sorelle meno recenti, per intenderci restava ancora quello raffreddato aria olio senza valvole radiali, capace di 110 cavalli e 119 Nm di coppia massima, con pacchetto elettronico che si riassumeva unicamente nell'ABS di serie e nel controllo di stabilità, un controllo di trazione base, offerto però come optional. Tra i modelli prodotti, se state valutando un modellier 2014, controllate bene che al minimo ed in frenata il motore giri costante e fluido, perché nel 2014 oltre 20.000 unità subirono un richiamo ufficiale per perdite di carburante dalla pompa della benzina. La vera differenza tra le sorelle per la 19 fu però l'assenza del sistema telelever, dedicato alla sospensione anteriore, sostituito da una forcella tradizionale con steli da 46 mm. Inizialmente priva di regolazioni sui modelli prodotti dal 2014 al 2016, con registri idraulici per la regolazione in compressione ed estensione sui modelli prodotti dal 2017 al 2020. Alla guida la R19 con quel boxer 1200 lì sotto, vecchia scuola, che regala una castagna ai bassi, categoria come lei poche altre, resta una moto tremendamente emozionale, roba da creare dipendenza, e non stiamo scherzando. Se a questo aggiungete un baricentro bassissimo e una buona risposta ai cambi di direzione, capirete che questa classica ben si presta al divertimento sulle S del manto stradale. In questo caso però meglio prendere un modello del o successivo al 2017, perché le regolazioni della forcella restano un gran bel plus per rendere il davanti ed il dietro più comunicativi in funzione anche del proprio stile di guida. Lato ciclistico, il suo telaio è un doppio trave in acciaio e al posteriore fa bella mostra un forcellone monobraccio voluto per permettere di equipaggiare un ampio range di cerchi. Di contro, questa soluzione rappresentò il richiamo ufficiale più diffuso che coinvolse i modelli costruiti tra il 2014 ed il 2017, arrivando a coinvolgere oltre 2000 unità prodotte. Nel valutare un usato, quindi, fate bene attenzione che il serraggio del forcellone sia corretto. Insomma, se alla guida sentite un po' di vibrazione anomale dietro, è buona norma fare un tagliando curato prima di usarla. Nel caso, ricordatevi di chiedere uno sconto, perché i tagliandi BMW non sono proprio a buon mercato. Per quanto riguarda la parte elettrica, l'impianto della R19 nasceva semplificato per lasciare spazio alle personalizzazioni, aspetto su cui questa moto puntava parecchio. Le opzioni a concessionario erano tantissime, dalla sella monoposto a quella biposto con o senza cupolino, impianto di scarico differente, insomma la lista era davvero lunga. Non a caso, quasi una R19 su 3 in vendita è stata modificata. Attenzione anche a questo aspetto: se comprate una moto usata è sempre meglio prenderla base, senza modifiche, o meglio che non abbia montati accessori non originali della casa. Tornando alla prima Modern Classic di BMW, l'impianto elettrico è un altro aspetto da considerare, perché su 1800 unità prodotte nel 2015 ci fu un richiamo dedicato al funzionamento degli indicatori di direzione posteriori e su oltre 4000 unità prodotte nel 2020 il richiamo coinvolse la luce di stop posteriore. Sempre legato al 2020 e sempre parlando di richiami ufficiali, occhio anche all'impianto frenante, perché in circa 400 unità prodotte tra il 2018 ed il suo ultimo anno di produzione, la R90 presentava malfunzionamento ai freni, ma c'è da dire che il problema nasceva da una scarsa attenzione nel seguire i tagliandi dei suoi proprietari. In conclusione, questo modello è, come tutte le BMW, una moto che si svaluta poco e chi la vende difficilmente cede a prezzi più bassi.
C'è da dire che, vista la sua tipologia, è facile trovarne con pochi chilometri. La media, nel suo caso, è compresa tra i 10 e i 15.000 km, percorrenza che, vista l'assenza di elettronica ed il motore così generoso nelle dimensioni, sono praticamente equivalenti ad una passeggiata, almeno dal punto di vista meccanico. Perché il 2017 è l'anno migliore, quindi? Per le sospensioni, lo abbiamo detto, per il fatto che in quell'anno ci fu un solo richiamo ufficiale e che, tra le altre cose, proprio nel 2007 il serbatoio passava da 17 a 18 litri di capienza massima. Ah, e poi? Perché nel 2017 arrivarono anche le altre versioni, la Urban G/S, la Pure, base, e la Racer. Cercatele qui nel canale e, se volete sapere di loro, scrivetelo qui sotto nei commenti.